Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che scartarono i costruttori è diventata pietra angolare. Ciò è avvenuto per opera del Signore ed è mirabile agli occhi nostri. Perciò io vi dico che il regno di Dio sarà tolto a voi e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. E chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cada. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Sulla cattedra di Mosè si sono insediati gli scribi e i farisei. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi dicono, ma non imitate le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano insieme pesi gravi e difficili a portarsi e ne caricano le spalle degli uomini, ma essi non li vogliono rimuovere neppure con un dito. Fanno tutte le loro opere per essere ammirati dagli uomini, portano filatterie molto larghe e lunghe frange ai loro mantelli, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, le riverenze nelle piazze ed essere chiamati signori dagli uomini. Ma voi non vi fate chiamare signori, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E nessuno chiamate sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare precettori, perché uno solo è il vostro precettore, il Cristo. Il maggiore tra voi sia vostro servo, e chiunque si innalza sarà umiliato, e chi si umilia sarà innalzato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli in faccia agli uomini, e così voi non vi entrate né lasciate entrare quelli che vorrebbero. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che per mare e per terra andate faticando pur di fare un proselito, e fatto che sia, lo rendete meritevole della ghenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite chi giura per il santuario per nulla giura, ma se giura per l'oro del santuario è obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è maggiore, l'oro oppure il santuario che rende sacro l'oro? E dite ancora, chi giura per l'altare per nulla giura, ma chi giura per il dono che sta sull'altare è obbligato. Ciechi, che cosa è maggiore, il dono oppure l'altare che rende sacro il dono? Chi dunque ha giurato per l'altare, giura per l'altare e per tutte le cose che vi stanno sopra. E chi ha giurato per il santuario, giura per il santuario e per chi l'abita. E chi ha giurato per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate le decime della menta e della finocchiella e del comino e trascurate le cose più gravi, la giustizia, la misericordia, la sincerità. Queste cose bisognava fare. E quelle non trascurare. Guide cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché mondate l'esterno della coppa e del piatto, mentre l'interno è pieno di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, monda prima l'interno della coppa e anche l'esterno diventerà pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali al di fuori appaiono splendidi e dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni immondezza. Così anche voi all'esterno apparite giusti agli occhi degli uomini, ma dentro siete colmi di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti, abbellite le tombe dei giusti ed esclamate, se fossimo vissuti ai giorni dei padri nostri, non saremmo stati complici nel sangue dei profeti. E così voi attestate a voi stessi che siete figli di quelli che uccisero i profeti. Voi colmate la misura dei padri vostri. Serpenti, razza di vipere, come potete sfuggire alla condanna della ghenna? Per questo, ecco, io vi mando nuovi profeti e sapienti e scribi, alcuni dei quali ucciderete e metterete in croce,
altri flagellerete nelle vostre sinagoghe e perseguiterete di città in città, finché non ricadrà su voi tutto il sangue innocente versato sulla terra dal sangue di Abele il giusto al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che uccideste tra il santuario e l'altare. In verità vi dico, tutto ciò ricadrà su questa generazione. Ah, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati! Quante volte io ho voluto radunare insieme i tuoi figli, come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. Ed ecco che sarà lasciata a voi la vostra casa deserta. Infatti io vi dico, d'ora in poi più non mi vedrete, finché non diciate, benedetto colui che viene nel nome del Signore. È giunta l'ora che dobbiamo prendere Gesù, ma con l'inganno, per farlo morire. Non durante la festa, affinché non nascano tumulti nel popolo. Voi udrete con le orecchie, ma non intenderete, e vedrete con gli occhi, ma non comprenderete, poiché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, e hanno indurito le orecchie, e hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, e per non sentire con le orecchie. Ogni potere è stato dato a me in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate proseliti tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi per sempre, fino alla fine del mondo.